Tempo di valigie. E cosa metto nel beauty case? Sto preparando le valigie, o meglio, tra una settimana esatta partirò. Voi penso che vedrete il video mentre sarò via e sto cercando di mettere da parte le cose che potrebbero servirmi in vista del viaggio e sto preparando i beauty. E ho pensato che potesse essere carino, interessante, utile farvi vedere che cosa porto via. Dunque, sto via 6 giorni, sì, atterro il settimo in Italia. 6 giorni, vado via per un evento di lavoro, quindi vado via per lavoro e dovrei riuscire a ritagliarmi del tempo per gironzolare negli ultimi giorni, quindi durante il weekend. Io riparto la domenica sera, quindi dovrei avere un po' di tempo libero in quei giorni lì. Vado a New York, quindi torno a New York e ho pensato, fatemi sapere, ma a questo punto non so quando pubblicherò il video. Comunque, fatemi sapere, ho pensato che potrebbe essere interessante, oltre ai soliti le 10 cose da fare che integrerò con quelle già fatte nel primo viaggio a New York, girare una specie di video diario, cioè più che un vlog, magari filmare i giorni in cui sono via. Anche perché essendo via per lavoro non viaggio con Mister Marito e quindi tipo posso parlare, mi fate compagnia, tipo parlo come i pazzi con la videocamera. Sto divagando, il video non deve durare troppo, deve essere conciso. Vi mostro i beauty. Io porto con me, o almeno ipotizzo di portare con me, 3 beauty case. Il primo, che è questo ma è provvisorio perché poi cambierà in realtà, è il più piccolino. Cambierà perché questo qui è quello che porto con me in volo. Si tratta quindi di un intercontinentale, un volo di 8 ore, abbastanza lungo quindi. Scriverò un pezzo sul blog sui miei metodi per sopravvivere a 8 ore di volo in maniera dignitosa. Però vi dicevo, lo cambierò perché sarà quello trasparente in modo che i liquidi all'interno non... da non avere problemi con i liquidi all'interno quando arrivo di là. Anzi, quando sono di qua e devo arrivare di là. Allora, vi mostro cosa c'è. Quindi questo è il necessaire per il viaggio. Dentro c'è questa che è la crema mani di Itcot e Ivory al melograno e mimosa, che mi piace tantissimo, è in borsa da tutta l'estate, ma io d'estate uso molto meno la crema mani, è buonissima, è più o meno a metà, può darsi che non la rivediate, quindi tra l'altro ne approfitto, ve li faccio vedere qui molti di questi prodotti che poi rimarranno a New York e magari poi ve ne parlerò nei prodotti finiti, ma non li avrò più fisicamente qui. Questa ve ne avevo già parlato anche sul blog, mi piace molto. Crema mani, indispensabile. Indispensabili le chili gel, le salviettine intime per i viaggi, per i voli, ma per i viaggi in generale. Poi ce n'è un altro che non ho qui, che è una confezione grande di salviette normali, quelle da mani, da faccia, che porto sempre in volo per la sensazione di rinfrescarsi, di pulirsi, e poi mi porto in giro per pulire le mani quando sono. Poi, altra cosa fondamentale per me quando si fa un viaggio in aereo sono queste 2 cose qui. Ora, questa in realtà è la testina di uno spazzolino elettrico, ma non è compatibile con il mio spazzolino elettrico e quindi ho pensato di portarla in aereo per lavarsi i denti durante le 8 ore di volo, tipo. Ed è della dimensione perfetta perché è piccolissimo, ma va bene, va benissimo. E poi c'è il mini dentifricio. Poi, altra cosa che mi porto in aereo, il burro cacao, questo è quello della linea Yes to Carrots, no? Sì, Yes to Carrots, ma il gusto è mint, è quello di Sephora ed è mentolato, mi piace abbastanza, parecchio diciamo, ce n'è anche una buona dose. Devo decidere se portare questo o l'altro di Erbolario che è quasi finito, questo è più compatto, forse porto questo. Comunque, burro cacao. Poi mi porto i dischetti della Planet Spa di Avon, quelli al ginseng, che sono i cotoncini da mettere sugli occhi. Ne ho pochissimi ancora avanzati, dovrebbero bastarmi per i 2 viaggi, credo.
Sì, dovrebbero essere 4, quindi mi bastano per i due viaggi. Anche se probabilmente ne userò due andando in là e uno là in loco, e quindi non ne avrò per il viaggio di ritorno, quindi forse non li vedrete tornare. E comunque sono proprio i cotoncini tondi da applicare sugli occhi per riposare lo sguardo. Tappi per le orecchie, si sa mai. E poi arriviamo alle cose divertenti. Ho portato due campioncini di profumo di quelli di Pozzo in White, che sono due eau de toilette di quelli che si tira su e si spruzzetta, e ne ho portati due. E poi ho portato il vanity set preso in un hotel, all'interno ci sono dei cotton fioc e dei cotoncini di ovatta. Struccarsi, pulirsi il viso, non si sa mai. Perché poi io ho portato per il volo lozione, dunque ho portato il Siero Genifique di Lancôme, la lozione viso per pelli sensibili di Dr. Kiehl's, la Ultra Fascial Oil Free Lotion. Ho portato la crema viso per pelli delicate arrossate alla camomilla rusco e liquirizia di Erbolaria. Porto l'aloe rinfresca e tonifica, il fluido detergente viso, e porto questa crema per mani, corpo, idratante. Se non si fosse capito, in aereo è fondamentale idratare. Idratate, gente, idratate. E quindi praticamente ho portato i prodotti per fare una barra due pulizie del viso. Io partirò la mattina, quindi probabilmente mi truccherò molto poco. Ad ogni modo, io in genere poi in volo mi strucco, mi lavo la faccia prima di arrivare. Sì, insomma, non sono un bello spettacolo in volo, nel senso che faccio un sacco di cose, mi occupo, faccio un sacchissimo di cose, applico i cotoncini, faccio un po' di spettacolo. E comunque il concetto è idratate, gente, idratate. Perché la pressione nella cabina dell'aereo secca la pelle, e la pelle secca tira, e poi se tira la pelle lo sguardo cade. Questo è il necessaire per il volo. Veniamo ora al beauty della skincare. Skincare, doccia e varie ed eventuali. Ho cercato di portare dei campioncini, sia perché volevo finire un po' di campioncini, che ne avevo accumulati troppi e non ha senso accumularne così tanti, sia perché l'obiettivo sarebbe lasciarli là, quindi partire con un po' di prodotti e tornare, siccome sicuramente comprerò delle cose là, almeno non riportare indietro dei prodotti. Vi mostro. Per la fase di struccaggio, per lo struccaggio porto le salviettine all'aloe struccanti di Equilibra, con l'olio di mandorle dolci, il bisabolo e la glicerina. Sono 25 pezzi senza alcol. E considerate che io chiaramente mi struccherò una volta al giorno, quindi queste probabilmente torneranno a casa. Così come torneranno a casa questi dischetti rimuovi trucco per gli occhi della Solutions di Avon, perché sono 30 pezzi e io sto via una settimana, quindi ne consumerò metà. E sono dei dischetti struccanti, imbevuti di struccante per gli occhi. Però questo era per non portare gli struccanti. Poi, anche perché il volo di ritorno ce l'ho la sera, quindi probabilmente quelli poi saranno nel bagaglio a mano al ritorno, probabilmente. Allora ho pensato di tenerli così. Pulizia del viso. Pulizia del viso, adesso voi lo vedete in questo boccettone enorme, ma io poi farò il travaso in una travel size. E questo è l'Effaclar, il gel purificante per pulire il viso, il gel detergente di La Roche-Posay, che io utilizzo da quasi un anno, l'ho ricomprato. Sono 200 ml, mi piace tantissimo, lo trovate in farmacia, è delicato sulla pelle, non mi crea nessun tipo di problema, è adatto a pelli grasse o sensibili, e appunto lo travaserò in un botticino più piccolo, perché tanto è inutile portarne così tanto per 5 giorni. Dunque, poi vabbè, mi lavo i denti quando sono via. A casa uso lo spazzolino elettrico, per il viaggio quello manuale, e poi ho del dentifricio che probabilmente rimarrà a New York. Sì, penso di sì. Poi non vorrei puzzare,
Dove del il deodorante della Dove. E poi vediamo ancora di skin care sul muso. Contorno occhi, porto questo roll on di Essence al cetriolo, senza profumo e senza alcol, che sto usando già da più di un mese e mi piace moltissimo. Io a casa lo uso solo da giorno, per il viaggio lo porterò sia da giorno che da sera. E poi questa qui, che è la crema che uso la sera, è quella che mi ha consigliato il dermatologo per l'acne, e quindi porterò questa per la sera. Mentre per la mattina, al giorno, porto questo di Segreti di Natura, che era una crema alla propoli per il viso idratante. È pienissimo il campioncino. Cade tutto. Eccolo qui. Ed è quello che avevo trovato nella Donna Vagabonda, e quindi porto questa perché per 4 giorni dovrebbe bastarmi. Se si richiude anche io sono più contenta. Eccolo qui. Come tonico porto l'olio di argana alla rosa di Osnia, che anche questa era nella Donna Vagabonda, perché non porto altri tonici, questo è piccolino e se sento il bisogno di tonificare la pelle ne bastano un paio di gocce. Porto una saponetta, perché non si sa mai, di Roger Regalet, questa alla rosa, che è piccolina, questa non torna di sicuro perché è molto piccolina, tondotta, e la posso usare per le mani, la posso usare per i pennelli, per tutto quello che mi serve, se mi si macchia qualcosa, si sa mai. Mentre sotto la doccia porto due bagno doccia di quelli di Caldera by Antonio, uno è rilassante e uno stimolante, quindi probabilmente uno per la mattina e uno per la sera. Porto lo shampoo della linea Things all'eucalipto, che era un rimasuglio dell'ultimo viaggio negli Stati Uniti, e porto invece il balsamo sempre di Caldera by Antonio, e due lozioni corpo, una di Things all'eucalipto abbinata allo shampoo e l'altra la Mega Effective Body Lotion di Peter Thomas Roth, che è buonissima. Adesso devo cercare di procurarmi dei prodotti di questo marchio mentre sono là. Poi, siccome dagli ultimi viaggi che ho fatto negli Stati Uniti ho dei ricordi di sia dopo il viaggio in aereo che in generale l'aria delle città seccano parecchio la pelle, mi porto dei sieri, e quindi porto questo Lift Active per occhi e ciglia di Vichy e il siero di Idealia, sempre di Vichy. E poi avevo questi 4 campioncini del Double Serum di Clarin, e ho pensato di portare anche questi, così se per caso sentissi la pelle particolarmente secca potrei usare quello. In realtà io poi ho qui davanti degli altri campioncini, perché ho sempre l'incubo di rimanere senza, però non li porterò con me, perché ho prodotti a sufficienza per 5 giorni. Non ne ho bisogno di altri. Però porto questa, che è la maschera all'argilla di Kiehl's, nel caso in cui, questa tornerà, lo so già, la rivedrete al ritorno, nel caso in cui decidessi di avere qualche minuto per una maschera e volessi ripulire un po' la pelle dallo smog della città. E quindi questo, ah no, aspettate che non mi dimentico, non c'è profumo perché non volevo portare la boccetta di profumo, perché volevo viaggiare leggera, e quindi porto 2 campioncini di Jimmy Choo, un Iris acqua di Parma, un Magnolia acqua di Parma, Miss Dior e J'adore Dior, cioè praticamente ne ho uno al giorno e sono a posto. E quindi questo è il beauty case. E veniamo a quello che so che vi interessa di più, che è il beauty dei trucchi, che è qui dentro. Allora, la decisione è stata quella di tenere il trucco al minimo, perché poi quando sono in viaggio so già che non mi trucco. Però, siccome ho degli eventi di lavoro, non posso neanche, non è vero che non posso non truccarmi. Quindi ho cercato di includere tutto, ma anche in questo caso il minimo indispensabile e se possibile in mini size. Ora, fondotinta, partiamo dalla base. Per la base ho portato 2 fondi per praticamente i giorni di lavoro. Uno è un rimasuglio del mio Lancôme Tint Magnifique, quello di cui ho parlato nei prodotti finiti, che amo. Ce ne ho ripulito la boccetta nel video dei prodotti finiti, la vedete praticamente, cioè non ce n'era. Ho ripulito la boccetta e ne è venuto fuori, penso, per un paio di applicazioni ancora, perché ne basta pochissimo.
Mentre qui c'è il Naked di Urban Decay nella colorazione 2, che ho chiesto a Sephora per un campioncino per decidere il colore se mi piaceva. La coprenza è buona, l'ho già usata una volta, e quindi questi mi bastano per le occasioni di lavoro, le 3-4 occasioni di lavoro. Per tutti i giorni, quindi per quando viaggio, sono in giro, magari ho tempo libero, gli allestimenti, porto questa che è dell'Erbolario per pelli grasse, la crema viso limone e cetriolo, di cui vi parlerò sul blog, o vi ho già parlato sul blog, che è leggermente colorata, copre le discromie, ma è molto leggera sul viso, non ha l'effetto fondotinta. E secondo me, non so se la riporterò perché non ce n'è moltissima, mi sembra di aver superato la metà, comunque vedremo. E invece poi porto questo che è il fondotinta di Madina, il Revolution Madina 100% Free Love Mineral Foundation 207, però lo metterò in un pot da viaggio, è un fondo minerale, quindi in polvere, con la sua spugnetta, ma lo metterò in una travel size, non la porto così grande perché non me ne serve così tanto, anche perché lo userò come cipria per tamponare quelli liquidi, quindi me ne basta poco. Poi, correttore, il mio Fit Me di Maybelline, la mia è la colorazione 10, ve ne ho parlato sul blog, lo amo alla follia, mi piace molto, ma non penso che tornerà perché è praticamente finito, quindi forse lo dovrò lasciare là. E poi, come viso ancora, porto il Lierac Sanific, lo porto più che altro, vabbè, ha una protezione 30 che è più estiva che altro, lo porto perché ha già il pennello dentro e quindi è praticissimo per i viaggi. Piccolo, comodo e leggero, e hai i due prodotti insieme. E poi porto questo di Bare Minerals che si chiama Rarest Rose, che è quello fucsia che vi ho fatto vedere nel video dei preferiti di ottobre. Anche in questo caso la scelta è ricaduta su di lui per la dimensione ridotta. Vi faccio vedere i pennelli da viso che porto. Per la terra, questo che ho già inserito. Per il fondo lo applico in genere con le mani, però porto questo per i fondi liquidi e la crema di l'Erbolario, non si sa mai. Per le polveri porto soltanto questo, che dovrei utilizzare per il blush. Non ho prettato niente per la terra, ora che ci penso, quindi forse dovrò aggiungere un pennellino per la terra. Probabilmente uno piccolo di quelli di Essence, magari. Poi, occhi. Occhi porto il mio Pupa Vamp 101, che è quello dorato, e la palette Pupa Oscar, la Clio for Pupa, che aveva i dorato, azzurro e i due marroni. Occhi, matite, non porto eyeliner, porto la mia matita nera di Too Faced e questa che è Rockstar di Urban Decay, che mi piace moltissimo, che è un ruggine, però è scurissima, quindi non si vede neanche che ruggine. Entrambe sono morbidissime, durano un'infinità. Vanno bene sia nella rima interna che in quella esterna, come eyeliner, come matita, come base, ci si fa quel che si vuole. Ah, io gli altri non ve li ho sbocciati, ma insomma il 101 di Pupa è piuttosto famoso ed è quello dorato, bellissimo, lo amo, e va benissimo anche come base, dura infinite ore. Mentre nella palettina c'è il dorato, che è più che altro un illuminante. Poi ci sono i due marroni, che ve li metto, facciamo le cose fatte bene. Anche se non so neanche se è più trovabile sta palette, quindi. Ma quelli qua, i quattro colori. Avete il dorato, i due marroni e qua l'azzurro. Momenti, mi cade tutto. E poi il mascara, quello che sto usando, l'Hypnose Drama di Lancôme. Fine. Poi porto due rossetti e porto soltanto l'842 del Rouge Dior Red Queen Satin, che avete visto sul blog. E dove ve lo swatcho? Qui. Che è un bel rosso, non dura moltissimo, però mi piace e voglio anche finirlo. E poi lo 02 della linea di Kate Moss di Rimmel, che invece è sempre un colore molto carico, però questo è tendente al rosa viola.
E poi mi porto, giusto così, just in case, il lip gloss di Urban Decay, quello che c'era nella Naked 2, che è trasparente e fa un po' effetto labbra gommotti, gommoni. E per gli occhi, come pennelli, porto questo per sopracciglia, eyeliner, sfumare le matite, che è quello di Sephora piccolino. Questo doppio di Kiko che amo, che ha la lingua di gatto di qua e il pennello a punta che va bene anche per sfumare di qua. E l'altra parte di quello di Bare Minerals che è perfetto per la base. Uno smalto, l'acetone lo comprerò là, credo. Porto questo che è già qui, giusto per darvi un'idea di quanto mi piace questo smalto, che è il 31 di Pupa della linea dei Lasting Color Gel. Quindi, a parte aggiungere un pennello per il viso, non penso di portarmi altro. Adesso devo valutare come separare le cose tra il bagaglio a mano e il bagaglio imbarcato, perché appunto, a parte questo che viaggio nel bagaglio imbarcato, può darsi che magari la palettina la metta nel bagaglio a mano per darmi una ritoccata. Devo fare i conti di quanti liquidi ci sono, se ci sto con i... Però penso di sì, io contavo di far viaggiare questi due qui nel bagaglio a mano e di spedire invece il beauty case della skincare. Quindi questi saranno i colori che mi vedranno a New York. Ok, giusto per farvi vedere, porterò questo che è di Too Faced per le polveri, quindi per il fondo minerale, che era quello nella palette, nel cofanetto di Natale dell'anno scorso con la palette Love Sweet Love che è morbidissimo. E quindi lo posso usare sia per il blush che per il fondo minerale. Stavo anche dimenticando i prodotti per il volo di ritorno, perché l'idratazione vale anche al ritorno, chiaramente. E quindi in questo caso ho portato il cleanser, quindi il detergente di Dr. Kiehl's, quello per tutti i giorni. Poi ho portato una crema piedi e gambe, che in realtà penso che userò, boh, non so, adesso vediamo, dell'erbolario. E poi ho portato due creme viso. E un contorno occhi tutto di erbolario, quindi chiaramente questi partiranno nel beauty della skincare e rientreranno a sostituire i campioncini utilizzati durante il volo di andata. Bene, questo è tutto quello che porterò con me a New York per quel che riguarda trucco, skincare e body care. Spero di non dimenticare nulla, comunque viaggio abbastanza tranquilla, nel senso che se mi manca qualcosa, New York è piena di negozi dove posso reperire prodotti eventualmente, quindi sono assolutamente tranquilla e rilassata per quel che riguarda il viaggio. Io vi saluto, vi mando un bacio enorme. E ci sentiamo al mio rientro. Ciao!